base ai tempi e le cose, indicate per una sigla, che fa tipo quella pubblicità tipo della Nike di una volta.
però no. Ma che cazzo è la sacra non ricordo? C'è il tuo. E questa è la cosa che io ti distruggo. Fine partita tra Sinisa e Gunners in questa stessa giornata dell'Unileague Catania. Siamo in compagnia del capitano e di due esponenti della dirigenza. Sì, dirigenza qui, sono molto felice e soddisfatto per questa vittoria. Vittoria che, diciamolo, è stata abbastanza netta. Schiacciante, diremmo. 7-4 nonostante un primo tempo dominato, no, dico, gli avversari sono riusciti nel fine primo tempo, inizio secondo tempo. Tre gol sul rigore sono riusciti a fare e dobbiamo migliorare su questo, dobbiamo stare più attenti nella partita. I rigori si devono anche segnare. Purtroppo sono state fortunate, le hanno segnate. Oppure bravi, io li difendo, dai. Sì, anche bravi, sì. Sono state molto corrette in campo e niente. È stata comunque una partita molto, molto bella, sia da vedere che penso da giocare. Sì, è stata una bellissima partita, ci sono stati 10 gol e abbiamo dato spettacolo, ma ancora è dura, dobbiamo arrivare al nostro obiettivo che ci teniamo tantissimo. A questo punto la mia domanda d'obbligo, mancano ancora due partite perché dobbiamo recuperare un po' di partite rinviate per il maltempo, sì. In questo momento siete primi aspettando appunto Nomadismo contro la Mamma, siete a 9 punti, la qualificazione sembra vicina, ci credete? Salvo. Crederci sarebbe l'unica cosa, anzi la dobbiamo conquistare. Va bene. Vuoi dedicare questa vittoria a qualcuno? Dedico la vittoria a tutti i ragazzi che ci seguono. Innanzitutto a Francesco Bonelli che ci segue da Ascoli. Poi dedico questa vittoria anche a Davide Barbirotto che si è fatto male. E dedico anche questa vittoria a tutti i ragazzi che ci seguono da Ragusa, Salvatore Cascone, Carmelo Buonuovo, Marco Vanellone eccetera, che sono i fondatori del Club Sinisa, nonché alla tifoseria e dirigenza che è qui con me. Andiamo. Va bene, un commento finale. Cosa ne pensi della nuova hostess? Fa schifo. Meglio quella fa di schifo. Prima. Preferiamo Giulia e Carola. Marino, cioè uno arriva in campo e vede a lui, ti cascano tutte cose per dentro. La bruttezza è fatta personale, senza mai, è un bravissimo ragazzo, però... Dovevo risparmiarmi questa domanda, vabbè. Vi ringrazio dal Lever Stadium è tutto, linea allo studio. Salutami. Arrivederci. Alla prossima.